Oggi siamo qui a Tesero. Tesero è un comune italiano di 2.934 abitanti della provincia autonoma di Trento. Le prime tracce di presenza umana in Val di Fiemme sono del Mesolitico e con alta probabilità sono legate a brevi incursioni stagionali di popolazioni che solitamente vivevano in valli vicine. In alta quota alcuni siti testimoniano che questi visitatori cercavano prede da cacciare o piante commestibili. I primi luoghi frequentati furono la catena del Lagorai e dei passi di Lavazze e di Pampeago. Nel 1971 vennero trovati in zona lame in selce mesolitiche. Si dovrà tuttavia attendere il Neolitico per avere tracce dei primi insediamenti residenziali permanenti. Solo in quel periodo l'agricoltura e l'allevamento iniziarono ad interessare la valle, più disagiata rispetto ad altre poste sulle principali vie di traffico preistorico. Dell'età del rame e di quella del bronzo si sono rinvenuti pochi reperti e si tratta per lo più di manufatti in terracotta o in legno. La popolazione rimase scarsa in valle anche durante l'età del ferro. Il professor Leonardi dell'Università di Ferrara rinvenne in Val di Stava alcune piccole cavità di origine sicuramente umana, anche se di difficile datazione. In epoca romana le testimonianze diventano lentamente più numerose. In Val di Stava si sono rinvenuti un pilum ed una moneta del tempo dell'imperatore Commodo. Risulta ancora difficile stabilire quando nella valle arrivò il cristianesimo. Un importante testo che ci è pervenuto risale al XII secolo e si tratta dei Patti Ghebaldini che sancirono l'istituzione della magnifica comunità di Fiemme. La comunità in un secondo tempo venne suddivisa in vari quartieri ed uno di questi fu quello di Tesero. Età moderna e contemporanea. Nel 1807, per decisione di Napoleone Bonaparte, la valle entrò nell'area amministrata dalla Baviera e vennero abolite
le regole locali, trasformate in comuni. L'abitato di Tessero ha mantenuto in gran parte la sua struttura medievale, quindi il suo centro mostra case con molte strutture in legno, come ballatoi disposti anche in due o tre ordini, crocifissi sulle facciate, tetti a due spioventi con coperture in scandole, androni che nascondono ancora vecchi attrezzi e cataste di legna. L'economia e l'artigianato. Secondo una definizione classica, Tessero è la cittadella dell'artigianato trentino. Nel settore dell'artigianato è diffusa la lavorazione del legno, finalizzata alla produzione di mobili e arredamenti legati alla tradizione, ed è presente un'attività artistica abbastanza nota, con la realizzazione di sculture esportate in molte parti d'Italia e del mondo.